Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, all'ingresso del convento, il piccolo chiostro, per leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrisse nell'anno cruciale, importante, il 1918, l'anno delle stimmate. Qual era lo stato d'animo in questo periodo, proprio il 4 di febbraio? Beh, Padre Pio risponde a Padre Agostino, tenendo conto di una lettera che già in precedenza aveva scritto il ministro provinciale, in ordine a qualcosa che lui provava. E lui scrive: «Mio carissimo padre, Gesù vi assista sempre, con la sua grazia regni su tutti i cuori. Rispondo alla vostra ultima con giorni di ritardo, avendomelo impedito da una parte la molteplicità delle occupazioni, ma dall'altra l'indisposizione, ma sia fatta sempre la sua divina volontà. Dio mio, che terrore io vado sperimentando. Ma ciò che si va verificando nel fisico non ha la sua causa in se stesso, ma sebbene è una ripercussione di ciò che avviene nell'alto, cioè nello spirito. Dio mio, che terrore io vado sperimentando in questo. Mi sento il cuore spezzato dal dolore e non so dove posarlo. Io sento, scrive Padre Pio, e porto la morte nel cuore. Sono bramosissimo di veder la luce, ma per quanto crescano queste brame, altrettanto le tenebre si rendono più fitte e più spaventose. Ed in questo caos d'inferno non vedo e non sento altro che ruggiti di leoni inferociti che sono sempre pronti a divorare la preda. Ahimè, chi mi libererà da questo serraglio di indomite fiere? Vedrò la luce finché non si spegnerà il lucignolo fumicante. Non sono io forse un reietto dalla faccia del Signore? La mia cecità è proprio al colmo, scrive Padre Pio. Mi esamino di continuo e non trovo in me colpa alcuna deliberata. È possibile mai questo? Il provinciale ha sentenziato, scrive Padre Pio, che in me non vi sono e né vi furono colpe gravi.